Ebbene sì, avete letto bene il titolo. Disney ed Epic Games creeranno un universo di giochi all'interno di Fortnite. E quello che state vedendo in questo preciso momento è proprio il trailer caricato sia dalle pagine Disney che nei post di Fortnite ufficiali. Ed è assurdo, ragazzi, la coincidenza che io sia riuscito a prevedere una cosa del genere. Ricordate il video di qualche settimana fa? Le 10 collaborazioni più desiderate su Fortnite. Parlavo di Sonic, parlavo di tante altre cose. Ma nella lista ho parlato anche della Disney, Disney X Fortnite, che era possibile vedere un Toy Story, un Saitama Queen e così via. In realtà Fortnite con Disney ha già collaborato. Esempio in primo piano, la Marvel, Star Wars, eccetera eccetera. Ma prima di analizzare insieme l'immagine ufficiale di questo mondo Disney all'interno di Fortnite, che cosa conterrà, ricordate che se voleste supportare questo cretino, potete farlo con il codice PAZOX. Non importa se grande o piccolo. E pensate, magari un giorno si potrà shoppare Topolino. È assurdo che arrivi prima Topolino o chissà chi prima di Sonic. Non è possibile. Questa immagine che state vedendo è l'ultima immagine all'interno del trailer. Come possiamo notare, ci sono tanti universi di Disney. Raff spacca tutto, Monsters & Co. Vi prego, datemi Mike Wazowski. Ma prima di vedere oltre, la notizia più grande: Disney investirà più di $1.5 miliardi di dollari su Epic Games per far sì che questo progetto cresca sempre di più. Ed è un progetto molto, ma molto più enorme di Lego Fortnite. E noi che pensavamo che Lego fosse già l'apice delle collaborazioni. Da come dice il sito ufficiale, oltre a offrire un'esperienza di gioco di livello mondiale e a interagire con Fortnite, il nostro universo offrirà ai consumatori una moltitudine di opportunità per giocare, guardare, fare acquisti e interagire con i contenuti. Personaggi, storie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altro ancora. Quindi avremo anche una specie di cinema dove possiamo vedere tipo Disney Plus o i classici Disney, mentre noi siamo Saitama e Queen, che ne so, Mike Wazowski e un altro nostro amico, uno sconosciuto, e Buzz Lightyear. Io però vorrei essere Stitch. Non sarebbe male. E Jay Leaker confermano che molto presto non solo arriverà Avatar, ma anche Pirati dei Caraibi come collaborazione. Probabilmente già come skin. Non si sta capendo più nulla. Noi che parlavamo, mo che stiamo con le tartarughe ninja, poi si parlerà di Power Rangers e mo tutto il mondo Disney. Ispezionando bene l'immagine, come ho detto prima, abbiamo Ralph Spaccatutto, Monsters & Co. Queste navicelle sono Star Wars. Toy Story, presumo, dalla palla. E vedo anche un piccolo Buzz Lightyear lì, sembra. Dalla forma penso di sì. Il cappello del mago Merlino, probabilmente quello di Topolino, che sapete, Topolino versione mago. La Lucasfilm, la Marvel, SPN. Questo che cos'è? Sempre Marvel questo teschio? Non so tutto della Disney, potrei sbagliare qualcosa. Nightmare Before Christmas, che c'è già stata una collaborazione. Questa è in costruzione. Però se c'è Raffa Spaccatutto, scusate, Raffa Spaccatutto ha pure collaborato con Sonic, quindi Sonic arriverà per forza. Scusate. Il Palazzo Stark, questo presumo sia il castello Disney generico lì. Mi ricordo, qui sbaglierò io, ma questa non è la navicella di Big Hero 6 o sto sbagliando? Aiutatemi voi. Palesemente le auto di Cars di Saitama Queen. Questo cos'è? Aladino? Poi abbiamo il mondo di Avatar. Penso sia quello. La morte nera la vedo qui. Tutta la guerra Star Wars. Questa zona qui non saprei che cosa sia. Ma dal trailer noi possiamo vedere anche che c'era Elsa di Frozen. Let it go. Intanto c'è anche scritto: Disney ed Epic Games hanno coinvolto centinaia di milioni di giocatori attraverso interazioni di contenuti Fortnite, collaborazioni stagionali, attivazioni in game, eccetera eccetera, tra cui la guerra del Nexus. Quindi dobbiamo aspettarci stagioni proprio a tema Disney?
Oh mio Dio. E aggiungono anche che la Unreal Engine, ovvero lo stesso motore con cui gira Fortnite, è stato utilizzato per sviluppare giochi come Kingdom Hearts 3 o Star Wars Jedi Survivor. E Kingdom Hearts sapete che è un enorme crossover tra Topolino, Paperino, Pippo, Elsa, Pinocchio e tutti i personaggi più famosi della Disney, con tanto di Sora e tutta la sua trama. Trama complicatissima poi. Quindi Fortnite ancora di più in futuro non sarà più lo stesso. Dobbiamo aspettarci una specie di Disney Infinity? Ricordate quel gioco, no? O qualcosa di totalmente nuovo. Ricordo ancora che deve arrivare anche le modalità sport con il basket, calcio e chissà cosa. La modalità di Fall Guys all'interno di Fortnite. E adesso anche l'intero universo Disney. Non sto capendo più nulla. Aiuto, io voglio sparare. Normale, prendere la pistola e vincere la Battle Royale. Ovviamente non vedremo Mickey Mouse con un fucile a pompa fare griddi sul cadavere di Goku. Ovviamente cercheranno di separare le cose un po' come hanno fatto con Lego e Fortnite classico, o Rocket Racing in caso. Quindi non vedo l'ora di vedere qualcosa in game, qualche leak un po' più succulento, qualche immagine del mondo vero e proprio, e chissà. E voi cosa ne pensate di tutto questo? Io sto registrando questo video così a mezzanotte, perché questa notizia è arrivata improvvisamente così. Fortnite per davvero sta puntando, come aveva promesso, a un enorme multiverso, e chissà quanto ancora si espanderà. Questa cosa mi spaventa. E lo so che sono un disco rotto, odiatemi se volete, ma magari anche con l'universo Sonic, come ormai sta facendo con qualsiasi altra cosa, potrebbe tranquillamente fare come Sonic Speed Simulator su Roblox e fare una cosa simile qui. Tanto sembra tutto possibile per loro. Ma chissà, la Battle Royale poi sarà sempre più dimenticata. Tutte le altre modalità, che fine faranno? Solo il tempo ci risponderà a tutte queste domande. Io spero che questo video vi sia piaciuto. L'ho registrato così, proprio come una conversazione tra amici. Però voglio sapere anche la vostra. Siete elettrizzati all'idea? Oppure no? Beh, pazzoidi, io non posso fare altro che salutarvi, perché poi ci vedremo con l'evento delle tartarughe ninja e Shredder il cattivone, e ci vediamo con un dolcissimo e carnissimo.